Ciao ragazzi, bene, oggi una giornata un po' uggiosa, piovigina, e io me la dovrò passare quasi tutta in auto perché sto andando a consegnare una coppia di cuccioli nel Lazio veramente spettacolare, quella che vi ho postato ieri qua su questa pagina. Sono non solo incredibili come bellezza, ma anche hanno grande vivacità e un'attitudine alla guardia veramente entusiasmante, e quindi con grande soddisfazione faccio queste consegne a domicilio, perché voglio anche vedere come si può ottimizzare le condizioni ambientali, perché anche partendo con dei super cuccioli come questi le condizioni ambientali bastano pochi errori per ridurre del 50% poi il rendimento in futuro di questi cani. Ci sono altri cani però in questa proprietà non fanno la guardia, nonostante siano di quelle razze preposte per la guardia, però la signora è molto sensibile a questo discorso della sicurezza, quindi già in parte si è organizzata e alcune cose adesso gliele insegnerò io come procedere per ottenere poi il meglio da queste due macchinette da guerra, come vi ho scritto ieri quando vi ho pubblicato il filmato. Allora, oggi vi vorrei parlare del 13° parametro che le persone in questi anni hanno acquistato i loro cani da guardia, spesso hanno riempito i loro cortili di animali che poi in realtà poverini non avevano la minima predisposizione a fare la guardia, e ovviamente bisogna volerli bene lo stesso e bisogna o inserirne altri o trovare il modo di farli convivere con cani da guardia, che non è mai così facile, o accontentarsi di avere dei cani da compagnia anche se si erano comprati a suo tempo per la guardia, e aspettare poi fra un po' di anni, se la sicurezza non è un'urgenza, di poter poi inserirne altri con tutti i requisiti, perché avere cani da guardia che fanno la guardia è una soddisfazione infinita, proprio inizi ad affezionarti al cane in un modo incredibile, perché lo senti proprio partecipe della famiglia, come parte attiva. Avere un cane che dorme sul divano sicuramente, se poi si è anche un po' carenti di affetto, soddisfa molto, però c'è anche chi li aveva acquistati per a godere di un servizio che la sicurezza della famiglia, quei tempi che corrono, non è poco, e in realtà poi non riesce ad ottenere ciò che immaginava. E vi dicevo, il 13° di questi parametri che si sono basati molte famiglie in questi anni, e sceglievano una razza di cane in base a ciò che leggevano sui giornali. Cioè, è veramente incredibile come a volte per deduzione ragiona la mente umana. Se ad aggredire un familiare, se aggredire un bambino, se a fare dei disastri in casa era una razza, molte persone, voi non ci crederete, ma è così, dicevano: allora, questa razza, se ha sbranato un bambino piuttosto ha morsicato un familiare, è sicuramente una razza che ha quella aggressività sufficiente per poter affrontare qualcuno che viene in modo incognito nella mia proprietà. Poi io, perché è sempre questa la presunzione di tutto, sarò sicuramente più bravo di questo a gestirlo, io lo amo talmente tanto che lui mi amerà e non avrò nessun problema, però almeno scegliendo questa razza sono sicuro che non sbaglierò, nel senso che volevo un cane di carattere, un cane che mi facesse stare fuori le persone sconosciute, i ladri, i delinquenti, i rapinatori, e non mi trovo poi invece con un cane da compagnia. Invece è tutto al contrario, perché le razze più famigerate che io ho conosciuto nella mia vita, se non si era andato a selezionare poi quei due o tre cuccioli predisposti alla guardia, magari facevano paura di aspetto. I proprietari tutt'oggi li portano in giro cogliendo l'ammirazione di tutti, quasi ci sono state delle razze famigerate nel tempo che le persone portavano in giro anche con un certo orgoglio, dire: guarda io come sono bravo che riesco a gestire quel cane. In realtà quei cani erano di quella razza, erano un pezzo di pane, avevano solo il muso, lo sguardo che faceva paura, basta, poi come messi nella proprietà chiunque si avvicinava, infatti molti di questi hanno subito ugualmente furti, intrusioni, eccetera. E
Poi però le cose non stanno così, perché questo significa che molte persone non hanno ancora capito nulla di cos'è il cane da guardia e da sicurezza, da protezione familiare, come lo chiamo io, che deve avere tutta una serie di attitudini, ma non morde mai i proprietari. Quante famiglie io ho che hanno cresciuto i loro bambini, io l'ho fatto con le mie figlie, che oggi una ha 23, l'altra ha 26 anni, ma non ha avuto problemi con i miei cani. Di conseguenza ho cresciuto sempre cani di forte carattere e non abbiamo mai... Ma la stessa cosa accade con i cani da gregge, ed è un motivo per il quale seleziono quella tipologia, che i cani pronti a andare contro magari i predatori, mettere anche a repentaglio la loro vita poi per difendere il gregge, ma e poi gli agnelli non li toccano, cioè nel senso ciò che gli viene affidato lo rispettano nel modo più assoluto. E, però intanto questi articoli hanno fatto un po' la loro storia, cioè hanno, fortunatamente adesso ne mettono di meno, anche se gli incidenti non è che sono diminuiti. Io che tratto l'argomento come recuperare i cani aggressivi, come agire quando il cane dà dei primi segnali di aggressività, sono anche l'autore di quel video corso, no? Che parla perché il cane aggredisse il padrone, come fare per non farsi aggredire, e poi c'è quel terzo video che spiega nei dettagli come recuperare un buon rapporto col cane che ha dato dei segnali di aggressività. Quindi quando il cane ci aggredisce è sempre colpa nostra, e dobbiamo essere noi a cambiare, di conseguenza cambierà anche facilmente il rapporto del cane che si era un po' intestardito contro di noi. Quindi, per quanto sia tutto al contrario e che io abbia altrettanto conosciuto cani che non mordevano nessuno se non il padrone, ma voi non avete idea quanto ne ho conosciuti. La maggior parte dei cani che ringhiano e hanno aggredito il padrone, poi quando vengono persone da fuori non li fanno nulla, perché non c'è la minima relazione, che molti hanno paura che il cane che è in grado di aggredire il ladro poi aggredirà anche loro. E perché i giornalisti, che non sono sicuramente cinofili, scrivono un po' di cose, citano delle razze, di quelle che magari sanno che se mettono il nome nel pitbull, cioè, scusate, il nome nel giornale, tipo pitbull, rottweiler, queste dog argentino, queste razze che sono stati protagonisti a volte di aggressioni, che sono diventate famose, pubbliche, allora sanno che se mettono quello comprano tutti i giornali. Ma poi queste sono razze come tutte le altre, quanti pitbull, rottweiler, dog argentini, pastori tedeschi, altri convivono, diciamo, pacificatamente con i familiari e con i bambini. Spesso non fa, come dire, specie l'articolo del classico cane da compagnia che aggredisce il proprietario, ma voi non avete idea quanti casi invece ce ne sono, perché l'aggressione su di noi dipende sempre da noi, ma specialmente, cioè, ciò che il cane sarà in grado di fare nella custodia del nostro territorio dipende solo da due fattori. Il primo, qua, che tipo di cucciolo noi scegliamo, è fondamentale. Sarebbe come dire: dove pianto il seme? Se lo pianto sul cemento è difficile che cresca, anche se il seme era di, diciamo, avrebbe dato dei frutti chissà come. Quindi il primo è sicuramente la tipologia, il soggetto, la predisposizione naturale che ha il cucciolo. Secondo è ciò che io so come informazioni da applicare, sia come condizioni ambientali, sia come inserirlo nella famiglia, come inserirlo con gli altri cani, come non rovinargli l'istinto che lui ha, perché l'istinto cuccioli che io ho portato, se li andate a vedere nei filmati che ho pubblicato ieri, cioè è evidente, no? Cioè nel senso che quelli sono dei futuri super cani da guardia, ma è altrettanto evidente che se io non dessi l'assistenza che do, si otterrebbero spesso meno del 50% dei risultati, ma specialmente non riuscirebbe a mantenerli nel tempo. Bene, vi ringrazio tanto per avermi seguito anche oggi e vi aspetto domani al prossimo filmato.